Appunto, l'arrivo ormai dell'autunno e poi insomma dell'autunno e dell'inverno, ci siamo organizzati e stiamo procedendo con una serie di interventi che riguardano la manutenzione appunto del reticolo idrico del nostro territorio. Ci siamo coordinati con l'Unione dei Comuni del Prato Magno e il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno per appunto arrivare a fare, e siamo quasi in chiusura dei lavori, una serie di interventi riguardo lo sfalcio e il taglio delle alberature nei corsi di acqua. Quindi stiamo intervenendo sul torrente Ciuffenna, sul torrente Riofi, sul Boro delle Ville, sul Boro della Penna, sul Boro del Fossato del Tasso, sugli affluenti più minori anche di questi borri e anche all'interno di alcuni canali del centro abitato di Terra Nuova. Questo sì, anche per dare appunto un decoro a queste zone che appunto vedono vicino strade, piuttosto che giardini, piuttosto che abitazioni, ma soprattutto per garantire un minimo di sicurezza e quella necessaria per far sì che ci sia un regolare deflusso delle acque. Questa serie di interventi poi va a unirsi, va a sposarsi assieme anche a una serie di due opere strutturali importanti, che sono quelle della riduzione del rischio idraulico del torrente Ciuffenna e della realizzazione della cassa di espansione sul torrente Riofi, opere che nel mese di novembre-dicembre vedranno un'ultima azione e serviranno a garantire e mettere in sicurezza i centri abitati di Terra Nuova e di Santa Maria. Sono due opere che fanno parte di un piano regionale che riguarda la riduzione del flusso di piena del fiume Arno, appunto contenendo le piene a monte all'interno degli affluenti. Questa serie di interventi è stata ordinata con attenzione appunto da questi clienti del nostro ufficio, attenzione che per la nostra amministrazione è importante perché appunto anche attraverso queste piccole opere di manutenzione però si riesce comunque in parte a contenere i grossi problemi che poi si presentano durante la stagione invernale.